Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi, come al solito, cerco di proporvi delle cose molto interessanti per quanto riguarda la simulazione. Oggi voglio segnalarvi un setup personalizzato del force feedback per Project Cars 2. L'avevo già fatto in precedenza in uno dei miei video, però oggi in modo particolare voglio segnalarvelo perché Vincenzo Nixos 123, il mio ingegnere di pista, carissimo amico mio, che me l'ha segnalato durante appunto un commento che mi ha scritto per quanto riguarda il video delle mie opinioni su Assetto Corsa. Quindi mi sono messo a testarlo, gli ho chiesto se potevo fare la recensione, mi ha detto di sì, ovviamente, e onestamente, ragazzi, mi sento assolutamente di consigliarvelo perché è un force feedback che offre davvero tantissimo dettaglio. Vi invito a guardare nei video che stanno dietro in questo momento dietro di me la parte dell'applicazione che si occupa di verificare appunto il comportamento del force feedback. Noterete che è al limite del clipping. Per chi non conoscesse e non sapesse cos'è il clipping, non è nient'altro che diciamo quando si chiede troppo al volante, cioè si chiede una forza X a un volante quando lui ha una capacità inferiore e quindi di conseguenza si mette in protezione e non riesce ad eseguire appunto la richiesta che si fa e quindi di conseguenza si blocca e va in protezione. Il clipping può essere, per farvelo capire meglio, può essere se io ho una capacità di sollevare 50 kg, voi mi domandate di sollevarne 80, ovviamente fino a 50 kg potrò sollevare, dopodiché scricchiolo e mi spacco in due e quindi non posso eseguire quello che mi chiedete. Grosso modo è questo il clipping. Se volete maggiori dettagli su quello che è questo fenomeno clipping, andate su internet, ragazzi, troverete sicuramente la definizione giusta e le spiegazioni in dettaglio. Vincenzo in questo senso qua ha fatto davvero un ottimo lavoro. Quello che colpisce di questo settaggio personalizzato appunto del force feedback su Project Cars 2 è, come dicevo, il dettaglio, ma anche la sensazione di vuoto in accelerazione che si ha sul volante, con la ripresa immediata poi della sensazione di grip quando appunto le ruote riprendono trazione, si ha la sensazione della perdita del posteriore in accelerazione, il controllo dell'auto sulla terra con le auto da rallycross, questo cambiamento del terreno si riesce a percepire anche se è un problema base di Project Cars 2 che non riesce a fare questa distinzione. Qui il force feedback personalizzato non può venire a compensare quelle che sono le mancanze del gioco base, ma questo è un altro discorso. E un'altra cosa è il comportamento dell'auto sul bagnato, sulla neve, insomma, in condizioni particolari meteo. Vincenzo ha fatto un egregio lavoro perché si sentono queste differenze, cioè questa sensazione di slittamento, la mancanza di aderenza quando si bloccano le ruote, il trasferimento di carico. Insomma, Vincenzo è uno che ricerca tantissimo nel suo force feedback il dettaglio delle auto. Quello che gli ho un po' recriminato è forse la mancanza di forza di questo force feedback, lo ha riconosciuto, ma devo anche dire che c'è una parte reale di questo comportamento del force feedback in base anche alle auto. Vi spiego, con una Clio a trazione anteriore si sente un'auto che restituisce una forza di un certo livello, molto diversa da una P1 GTR in cui si sente tantissimo appunto la restituzione di forza. Quindi alla fine io glielo recrimino, però se ci ragiono su, forse è giusto che sia così. Poi magari sono le mie esigenze in cui io chiedo e cerco un volante comunque tosto da controllare. E questo è comunque un qualcosa che Vincenzo sta studiando, infatti mi ha già rimandato un'altra beta da testare, però vorrei rimanere su quella che è la beta pubblica che lui mette a disposizione perché è davvero interessante. Vi lascerò le istruzioni nella descrizione del video di come installarlo in italiano perché lui l'ha messo in inglese. Vi invito a visitare, ad andare a vedere il canale di Vincenzo perché ne vale la pena, fa dell'ottimo lavoro e dei video che sono davvero interessanti, soprattutto quando ci propone delle migliorie per quanto riguarda le sensazioni, soprattutto sul force feedback, che è uno degli argomenti principali sulla quale noi discutiamo tantissimo. Io ringrazio tantissimo Vincenzo per intanto il setup del force feedback customizzato e anche per avermi dato la possibilità di poterne discutere. Vi ringrazio ancora una volta a voi tutti per avermi
seguito. E se testate questo setting appunto che Vincenzo ci propone, lasciatemi un commento per dirmi cosa ne pensate, magari anche con dei suggerimenti. Andate sul canale di Vincenzo e lasciategli dei suggerimenti. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, pollice in su come al solito. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e ricordate la campanellina per essere notificati quando carico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto. Ciao!